tutte quante le procedure di gestione, il veniero non ha risposto,
riteniamo di dover fare un'azione, diciamo così, ufficiale, acquisizione di tutta quanta documentazione per procedere, diciamo così, all'attuazione, all'attivazione dell'accordo, in funzione del fatto che i metri per i quali si era sottoscritta la convenzione a favore dell'amministrazione a fronte di una previsione urbanistica di 4.200 metri quadrati di area edificabile, si intendono attuati con il rilascio dell'ultima concessione edilizia, che è quella del 2719 del 9 novembre 2012. Quindi con questa delibera noi autorizziamo il segretario comunale a procedere, quindi con la richiesta ai soggetti interessati, agli eredi, i soggetti interessati, a produrre tutta la necessaria documentazione per rispettare le procedure burocratiche e amministrative necessarie. Qualche intervento? Nel frattempo è arrivato il consigliere Boni. Niente? Nessun chiarimento? Mettiamo quindi ai voti. Chi è d'accordo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contrari? Nessuno. Astenuti? 1. Chiasta. E votiamo anche di immediata eseguibilità. Chi è d'accordo? 7. Contrari? Nessuno. Astenuti? 1. Si astra. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. Ecco qua. Approvazione del rendiconto della gestione anno 2014. Teniamo, sono già in prestazione, quindi ringraziamo il dottor Menozzi, la dottoressa Robacchi del servizio finanziario, che ci supporta dal punto di vista tecnico. Che dire della gestione 2014, che è stato rilevato un avanzo di gestione di 235.000 euro, di cui oltre 192 per investimenti e oltre 42.000 sulla spesa corrente. Gli investimenti possono partire immediatamente, perché è arrivata una buona notizia dalla regione proprio qualche ora fa, che ci dice che abbiamo avuto un miglioramento del patto di stabilità, un allentamento del patto di stabilità per 320.000 euro. Quindi sono immediatamente disponibili per procedere agli investimenti che avevamo concordato e condiviso nei vari passaggi, sia col gruppo di maggioranza ma anche con la riunione del capigruppo e in commissione. Per quanto riguarda gli altri fondi, oltre 42.000 euro sulla spesa corrente, questi viene proposto, proponiamo che siano accantonati a fondo di riserva. Tra l'altro gli uffici hanno già fatto la verifica dei residui, che verranno approvate questa verifica dei residui nella giunta che è stata convocata a fine consiglio, e questi 42.000 euro sono in linea appunto con le esigenze di riequilibrio dei residui. Quindi la nostra proposta è più che mai necessaria e auspichiamo appunto che venga approvata questa proposta di accantonare questi 42.000 euro a fondo di serie. Una sola sottolineatura per chi si fosse posto la domanda, questo avanzo di 192.000 euro sugli investimenti, perché c'è stato? Perché l'amministrazione non è stata tempestiva nell'investire nel 2014? Assolutamente no, noi nel 2014 abbiamo investito tutto quello che era possibile considerando il vincolo del patto di stabilità, quindi questi 192.000 euro che abbiamo dovuto riportare a nuovo e quindi spendibili nel 2015, perché nel 2014 non avevamo più spazio. Ricordate che a fine anno abbiamo fatto quell'investimento molto apprezzato dai nostri cittadini e abbiamo fatto il primo stralcio del nuovo impianto di illuminazione utilizzando proprio tutto lo spazio che avevamo a disposizione rispetto alle parlate di stabilità. Nient'altro, se però qualcuno ha qualche domanda tecnica che vuole entrare nel merito dei numeri, la dottoressa Robacchi è a disposizione, tutto il dottor Menozzi, se qualcuno ha qualche richiesta.
Dichiarazione di voto, quindi Chiastra. Chiastra, 5 Stelle. Con stupore siamo qui oggi ad approvare una delibera per accantonare ben 42.305 euro, cifre piuttosto importanti, visto che l'idea era fatta contestare qualsiasi proposta che riguardasse i soldi. La prima cosa che torna in mente è la nostra proposta di bilancio partecipativo, nemmeno presa in considerazione. Forse è giunta male la proposta, forse l'amministrazione ha regolato informazioni sbagliate, e si riversano i soldi ai cittadini in modo completamente casuale. Ci stupiamo che in questo anno non si voglia usare la prima parte per attuare un progetto insieme ai sampolesi. Non è pubblicità né demagogia, come la chiamate, ma un gesto verso chi si sente parte di questo paese, ad una mano tesa verso chi non si sente fondamentale per la nostra San Polo. I sampolesi da fuori non sono solo un voto da gestire, sono nostri concittadini e con l'atto della candidatura ci siamo commessi di gestire il paese insieme a loro. Non è la sera del Consiglio Comunale che si deve decidere San Polo come una stanza. E nei gesti di tutti i giorni di questo tipo di sforzi per l'amministrazione. In questi momenti che il paese che servire diventa importante anche per tutti i sampolesi. Così come lo vorreste voi, un gesto simile siamo convinti che valorizzerebbe San Polo agli occhi di tutti. Se ne parla l'argomento che dopo la natura forse il nostro paese, invece di quanto fa schifo la politica, si chiama cosa pubblica, proprio perché c'è la necessità che sia realmente pubblica. Detto ciò, vi assideremo da questo stanziamento, vorremmo invece chiedere all'amministrazione di diventare con noi però un piccolo progetto, lasciando aperto lo spiraglio per quello che noi chiamiamo un bilancio partecipativo. Una minima somma di poche migliaia di euro potrebbe avere effetti positivi sulla nostra comunità, oppure avere come risultato un progetto scelto insieme a qualcun altro. Io faccio alcune considerazioni prettamente politiche senza entrare nel merito delle singole cifre. L'approvazione del rendiconto della gestione di un comune dovrebbe essere l'atto che attesta le scelte che sono state effettuate e la programmazione che è stata realizzata dall'amministrazione comunale. Noi non abbiamo condiviso il programma della maggioranza, quindi naturalmente ci troviamo un po' contrari di fronte a quello che attesta il rendiconto della gestione, e in particolare noi riteniamo fondamentali alcuni punti che abbiamo sempre cercato di portare avanti nelle sedute consigliari, ovvero una riduzione della spesa corrente sensibile, cioè è vero che si può ridurre di uno 0, di un 1, di un 2, ma come quando si dice l'Italia è in crescita di un più 0,3%, siamo sempre a uno 0 davanti, quindi la realtà dei fatti è che la riduzione sensibile non c'è. Abbiamo portato avanti una volontà di investire per valutare un'operazione di fusione con un comune limitrofo come modalità per ridurre sensibilmente le spese ed efficientare i servizi. A fronte di questo invece abbiamo sempre visto che non c'è, o meglio, c'è un continuo conferimento di uno dei comuni di funzioni senza però valutare quali benefici economici o maggiori risparmi si possono ottenere da questo. Più volte ho suggerito questa modalità di valutazione che non mi pare sia stata accolta, e ciò che invece rimane certo è che nonostante le modifiche delle aliquote sulla tassazione il carico fiscale non scende sui cittadini. E inoltre mi sento di fare un appunto anche sui 10.000 euro circa che sono stati spesi nel 2014 per la comunicazione, in particolare per il giornalino comunale, visto che tutti gli anni accadeva, fino al 2014, quando non è accaduto, che almeno per il giornalino di Natale ci fosse uno spazio dedicato alla minoranza in cui potesse esprimere le sue opinioni. Quest'anno noi abbiamo mandato le nostre opinioni, ma non le abbiamo lette sul giornalino, quindi ecco, a questo punto forse è diventato il giornalino della maggioranza, non il giornalino dell'amministrazione comunale. E per quanto riguarda il residuo che è stato accennato, noi abbiamo visto che ci sono in effetti tante partite sospese, non abbiamo capito se sono ancora, come dire, vive oppure se sono ormai da lasciar perdere, visto che è comunque da considerare che a fronte di queste residui che sono entrate previste vengono impegnate delle spese, quindi comunque ci sembra un punto da tenere veramente in considerazione. Inoltre, sempre sui residui abbiamo visto che ci sono segnalate operazioni di microcredito, e è vero che c'è un discorso di trasparenza e appunto di
bilanci comunali, però in questi casi, visto che coinvolge le operazioni coinvolgono dei privati, crediamo che magari sia più utile preservare la dignità delle persone che ne hanno usufruito rispetto alla trasparenza in questo singolo caso, quindi ci sentiamo di suggerire al sindaco, magari chiedere ai tecnici se è possibile di trovare delle modalità per le quali questi nomi non compaiono perlomeno nella documentazione che viene resa pubblica ad esempio sul sito. Sì, questo aspetto. Sì, credo ci siano questi nomi. Se... Non credo proprio. E se ci sono è stato assolutamente pronta a quanto parte del tempo sociale. Sulla sezione bilanci del comune lì non dovrebbe essere accettato, quindi quella della parte sul sito non dovrebbe essere assolutamente, perché io non ho parlato, ho dato per scontato che quello che riceviamo noi fosse quello che viene pubblicato, poi se invece così non è, diciamo, non dovrebbe esserci, perché neanche io neanche proprio abbiamo non abbiamo prove verificate, quindi se c'è stato un errore da parte dei tecnici va assolutamente sì. Possono essere. Per esempio io qua ci vedo se interpreto bene all'esercizio del 2012 restituzione microprestito e il debitore ha un nome. Perfetto, allora non l'ho fatto. Questi sono documenti interni che io non ho controllato se sul bilancio, cioè sul sito è lo stesso. Se così è. Non so se magari ci posso dare risposta. Sì, lì per errore deve essere finita la fotocopia della stampa che utilizziamo per fare la verifica che è nominativa, appunto perché dobbiamo verificare che tutti gli impegni e gli accertamenti abbiano il titolare, che va verificata appunto la sussistenza del credito o del debito, quindi è necessario che ci sia il titolare. E nelle stampe che devono essere pubblicate vanno tolti, quindi in quel caso è un errore che sia arrivata la stampa con i nominativi. Mi raccomando, quindi un conto è noi consiglieri che siamo venuti alla riserva destra, un conto è. Guarda, rispetto al tema della riserva destra, tra l'altro ci siamo particolarmente attenti, perché anche per la distribuzione alimentare abbiamo un luogo dedicato e non stiamo utilizzando la massima discrezione anche per la distribuzione alimentare, quindi questo è stato veramente un errore di cui ci scusiamo, che non deve assolutamente ripetersi. I nominativi servono giustamente, come detto il dottor Menotti, per avere la certezza di questo credito e della sua restituzione, ma assolutamente non devono compartire i nomi. Detto questo, se non c'è altro, cominciamo a rispondere. Allora, il dottor Menotti è un altro può rispiegare quello che forse non ho spiegato nel modo sufficientemente chiaro io, che riguarda l'accantonamento a fondo riserva, appunto valutazione crediti dei 42.000 euro di avanzo da parte corrente, del perché dobbiamo assolutamente destinare a fondo riserva e utilizzare per altre iniziative. Sì, diciamo che è una prassi che utilizzavamo anche precedentemente negli anni scorsi, quella di comunque di accantonare, di identificare nel nostro bilancio quei residui attivi che risultavano di difficile riscossione e di accantonare una parte dell'avanzo a fondo svalutazione rischi. Fino all'anno scorso era una prassi di buona finanza, insomma. Da quest'anno però è previsto proprio dalla normativa. Subito dopo all'approvazione di questo rendiconto, che è fatto con le regole della legge contabilità che erano in vigore fino alla fine del 2014, la Giunta deve approvare il riaccertamento straordinario dei residui, che vuol dire il trasferimento di questi residui attivi e passivi con le regole della nuova contabilità invece che entrata in vigore da quest'anno.
Facendo uno degli adempimenti che sono previsti con il riaccertamento straordinario dei residui, che tra l'altro lo approva la Giunta dopo questo consiglio perché lo prevede proprio la normativa, dice entro il 30 di aprile il consiglio approva il rendiconto con le misure, lo stesso giorno la Giunta approva il riaccertamento straordinario, nel prossimo consiglio vedrete che sarà proposto al consiglio invece una variazione di bilancio che deriva da questa formazione. Comunque, torno indietro. Uno degli allegati che sono obbligatori per questo riaccertamento straordinario è quello di costituire un fondo svalutazione crediti appunto con l'avanzo di amministrazione. Fondo svalutazione crediti che si va a costituire con delle regole precise, derivano dai nuovi principi contabili, che vanno a prendere tutti i residui attivi, quindi i crediti che sono in bilancio ancora non riscossi, sui quali si applica una percentuale di riscossione che è stata calcolata in base alla percentuale di non riscosso storica che abbiamo avuto. Quindi si applica questa percentuale per andare a ottenere quanto devi accantonare in via prudenziale a fondo svalutazione crediti. E nel nostro caso abbiamo applicato questa percentuale e ci veniva come risultato circa 40.000 euro. A questo punto è esattamente l'importo che avevamo come fondi non vincolati nell'avanzo, quindi siamo andati ad accantonare tutti i 42.000 euro che avevamo disponibili. Nel 2014 abbiamo mantenuto inalterati tutti i servizi e quindi la riduzione sulla spesa corrente è stata necessariamente una riduzione tutto sommato modesta, ma riguarda il fatto che non sono stati ridotti i servizi e che la maggior parte della nostra spesa corrente è legata agli stipendi dei dipendenti e quindi con una riorganizzazione che può avvenire nel tempo ma che non è immediata, perché naturalmente bisogna riorganizzare, si è in grado di riorganizzare gli uffici solo a fronte di pensionamenti o di licenziamenti ma per decisioni prese dal dipendente. Per quanto riguarda la fusione dei comuni, passaggio di cui abbiamo anche condiviso per procedere con queste questioni è necessario l'accordo di almeno due comuni, quindi San Polo la proposta a Canossa l'ha fatta ormai più di un anno fa, perché credevamo che potesse essere un percorso assolutamente condivisibile. Non c'è stato lo stesso entusiasmo da parte del comune di Canossa, che poi, come sapete, sta andando alle elezioni e quindi l'amministrazione uscente non si è presa la responsabilità di iniziare un percorso di questo tipo, che comunque comporta un bello stravolgimento in termini di organizzazione, appunto, e non solo degli uffici ma anche istituzionali, quindi per Per quanto riguarda il giornalino, abbiamo cambiato un po' l'impostazione, cercando di ridurre sempre di più i costi. Quindi invece di fare un giornalino dove c'era la possibilità, sia per il gruppo di maggioranza, ma anche per i gruppi di minoranza, di commentare l'operato dell'amministrazione, quindi di fare anche delle valutazioni, abbiamo teso a fare non dei giornalini, ma mandare semplicemente delle informazioni rispetto quasi esclusivamente agli investimenti. Quindi noi li chiamiamo giornalini, sono quattro pagine di informazioni, tra l'altro abbastanza didascaliche, con più che altro dei numeri e delle informazioni rispetto agli investimenti che questo comune riesce a fare o con risorse proprie o grazie all'intervento di privati o altri enti. Per quanto riguarda il microcredito e residui, credo che sia già stato spiegato dal dottor Menotti. Quindi, se c'è qualcun altro, nessuno, mettiamo ai voti. Chi è favorevole?
5, 6, 6 favorevoli, contrari, 1, Giberti, astenuti, 1, Chiasta. Anche qui dobbiamo votare immediata esaurabilità, chi è favorevole? Come sopra, contrari, 1, Giberti, astenuto, 1, Chiasta. In favore della discussione di servo, 6, 7, 8. Movimento 5 Stelle, mozioni di dissenso al patto transatlantico su commercio e investimenti. La parola vice sindaco Grasselli. Ah no, scusate, legge, Chiastra e poi eventualmente c'è un confronto al quale risponderà il vice sindaco. Prego. Chiastra 5 Stelle. Mozione di dissenso al patto transatlantico su commercio e investimenti, detto TIP. Premesso che nel giugno 2013 il Presidente degli Stati Uniti Obama e il Presidente della Commissione Europea Barroso hanno lanciato ufficialmente negoziati su un accordo transatlantico su commercio e investimenti, TIP. Tali negoziati sono tuttora in corso con modalità che evitano esplicitamente la ricerca del confronto pubblico e democratico. Il trattato potrebbe essere concluso ed ufficializzato entro la fine del 2015. L'obiettivo prioritario in tale partenariato è quello dell'eliminazione di tutte le barriere non tariffarie, ovvero le normative che limitano la piena libertà di investimento e i profitti potenzialmente realizzabili dalle società transnazionali a est ed ovest dell'Oceano Atlantico. Il partenariato in corso di negoziazione prevede il diritto per gli investitori transnazionali di citare giudizio presso un tribunale arbitrale creato ad hoc, ISDS, Investor State Dispute Settlement, i governi sovrani e le autorità locali. Qualora le loro società subissero perdite, anche potenziali, di profitti in seguito a decisioni di politica pubblica adottate dalle autorità medesime. Considerato che le cosiddette barriere non tariffarie altro non sono che norme volte alla tutela dei diritti lavoratori, dei cittadini, alla salvaguardia dei beni comuni, alla garanzia di standard per la sicurezza alimentare, per la tutela dell'ambiente e della dignità sociale, il programma di deregolamentazione previsto dal TIP mira a creare nuovi mercati con l'apertura dei servizi pubblici e dei contratti tra parti governativi alla concorrenza di imprese transnazionali, minacciando di provocare un'ulteriore ondata di privatizzazione in settori chiave come la sanità e l'istruzione. La segretezza con cui vengono condotti i negoziati, che non prevedono alcun coinvolgimento né dalle popolazioni né dalle istituzioni che a tutti i livelli le rappresentano, costituisce un preciso attacco al diritto dei cittadini e delle comunità locali di conoscere i termini e le conseguenze di tali negoziati e di potersi pronunciare nel merito. Il diritto degli investitori transnazionali a citare in giudizio i governi e le autorità locali, in seguito alla produzione di norme e o delibere di interesse generale che potrebbero pregiudicare i profitti, costituisce un gravissimo attacco alla democrazia e allo Stato sociale, un'inaccettabile compressione dell'autonomia delle autorità pubbliche e un'azione destrutturante sulla coesione sociale della comunità territoriale. Esprime il proprio totale dissenso nei confronti del partenariato transatlantico sul commercio e investimenti, TTIP, in corso di negoziazione tra Stati Uniti e Unione Europea e pertanto impegnano il sindaco e la giunta comunale consapevoli della propria responsabilità rispetto ai destini del territorio amministrato a far sì che, 1. A promuovere presso i cittadini del nostro territorio e presso tutti gli altri enti locali azioni di sensibilizzazione e mobilitazione contro TTIP, in quanto questo trattato viene deso tra gli altri il principio costituzionale della sovranità e dell'autonomia locale. 2. Ad inviare la presente deliberazione all'ANCI, al Consiglio regionale, al Consiglio dei Ministri, al Parlamento italiano e europeo e alla Commissione europea. Grazie. Il vice sindaco Grasselli. Sì, per ribadire quanto è stato espresso in sede di capigruppo, rispetto a una tematica di questa complessità,
Naturalmente c'è un apprezzamento al Movimento 5 Stelle per aver presentato una tematica di grande importanza che nella più ampia segretezza si è sviluppata nei contatti tra gli Stati Uniti d'America e le 28 nazioni europee per questo patto che riguarda gli investimenti e il commercio, quindi una segretezza preoccupante, nel senso che da quello che un'analisi molto sommaria che ho fatto io nel tempo che ci è stato consentito, mi risulta che dal 9 ottobre dell'anno scorso, 2014, è apparso solamente ufficialmente 18 pagine che prende del trattato, del patto, quindi null'altro che queste 18 pagine. Pagine che portano naturalmente delle valutazioni a parte di economisti e altre forze imprenditoriali e sociali positive, ma tante anche posizioni di critica ferma nei confronti di questo trattato. Quindi la situazione è molto complessa, noi avremmo preferito una analisi di questo tema qui fatta attraverso gli esperti e portata alla comunità, alla popolazione, non come mozione vera e propria, perché qui si chiede alla Giunta di promuovere presso i cittadini del nostro territorio non tanto un'informazione, ma c'è già una presa di posizione, si esprimono dei giudizi critici nei confronti di questo trattato, già che noi non abbiamo ancora approfondito, di una estrema complessità per gli stessi economisti, per tutte le varie azioni che mettono in campo, azioni di sensibilizzazione e mobilitazione. Cioè, quindi con la mozione voi chiedete di sensibilizzare e mobilitare e non di informare. Pensiamo che su una tematica del genere sia più importante, per tutto ciò che viene messo in campo, un'azione di informazione tra la popolazione. E si dice anche che nel trattato viene lesa, si dice, il principio costituzionale della sovranità delle autonomie locali. Noi sappiamo che la sovranità delle autonomie locali può essere difesa nell'ambito però delle leggi, rispettando le leggi nazionali e internazionali. Quindi questo trattato riguarda una materia internazionale, quindi non è che abbiamo una sovranità su questo tipo di materia, ma dobbiamo discutere e farci sentire, creare delle alleanze nel rispetto di quelle che sono. E quindi noi vediamo di più un'azione attraverso i nostri parlamentari, quindi nelle varie forze politiche, fare un'azione rispetto al nostro Parlamento, perché a livello nazionale, quindi un'azione di informazione sul territorio e un'azione, diciamo, politica verso i nostri parlamentari, perché portino questo tema alla discussione, all'informazione, alla maggiore approfondimento. Ci sono tanti aspetti molto preoccupanti, su questo non ci sono dubbi, alcune altre azioni che permettono di snellire sicuramente i mercati e gli investimenti, però insomma è una materia che noi non ci sentiamo di affrontare di approvare questa mozione. Comunque lasciamo liberi i colleghi di esprimersi in materia, questa è la posizione della Giunta che abbiamo anche fra l'altro illustrato a livello di capigruppo. Come ha detto il nostro vice sindaco, noi riteniamo che questa sia la sede opportuna per dichiarare un tema così importante, ma soprattutto così complesso. Detto questo, ho fatto una sottolineatura assolutamente opportuna che ognuno di noi è libero di affrontare questa tematica e questa mozione secondo coscienza e secondo la preparazione che ritiene di avere nei confronti di questo tema. Giberti. Sì, anch'io come dichiarazione di voto ribadisco semplicemente quanto già detto alla capigruppo, che si collega in parte a quanto detto dalla maggioranza, ovvero ritengo che la mozione possa essere abbastanza inefficace, in quanto non possiamo in questa sede pretendere di avviare azioni nei confronti di questa tematica. E inoltre io personalmente, come ha detto il sindaco, ognuno ha una personale opinione al riguardo, io personalmente dissento anche su alcuni punti che vengono indicati nella mozione,
per quanto mi è nel mio piccolo è possibile di capire su questi temi la cui complessità e tecnicità diciamo quali a tutti, ad esempio il discorso delle barriere non tariffarie, secondo la definizione prima nella mozione, barriere non tariffarie, se per questo sono anche le licenze che non sono propriamente a favore della tutela dei diritti dei lavoratori, ma anzi avvantaggiano solo chi le possiede e aumentano i costi anche per i cittadini, cioè anche per noi. E un altro discorso che ho fatto ieri sul libero commercio, è vero che può danneggiare le piccole imprese, anche è vero che lo Stato può avere gli strumenti per difenderle e che un libero commercio è anche una più ampia possibilità di scelta per tutti noi consumatori. Quindi insomma, mi sembra che l'argomento si presta a considerazioni molto complesse e credo che come insomma, se forse avessimo le conoscenze, le capacità adeguate non saremmo seduti su questi scranni un po' più in alto, almeno io mi sento di dire questo, non so se il gruppo 5 Stelle invece è competente per trattare questo tema, comunque il mio voto non può essere a favore. Intervento qua anche abbiamo segnato il Transatlantic Trade Investment Partnership oggetto alla mozione presente del nostro gruppo ufficialmente è un accordo commerciale che coinvolge gli USA e l'Unione Europea con i suoi 28 paesi aderenti. Infatti è qualcosa di più di una semplice trattativa di liberalizzazione commerciale. I suoi contenuti, attualmente probabilmente ancora segreti, rischiano di nascondere un attacco che viene da una parte lotti economici, governi e poteri forti, contro quelli che rimane del diritto al lavoro come ambiente. I punti deboli sulle quali gli stati aderenti potrebbero soccombere sono, tra gli altri, seguenti: sicurezza alimentare, OGM, pesticidi e ormoni, acqua ed energia, privatizzazione di servizi, servizi pubblici, privatizzazione, diritti al lavoro, omologazione a ribasso con gli altri paesi. Finanza, impossibilità di controllare il movimento di capitali e speculazioni bancarie e finanziarie, brevetti e proprietà intellettuali, esempio farmaci generici, limitazioni di diffusione di espressioni artistiche, gas di scisto, fracking, libertà ed internet, riduzione dei sistemi di protezione dei dati personali, democrazia, data di sovranità, biocombustibili, incentivazione di importazione massiccia di biomasse di origine americana, che non rispettano i limiti di emissione dei gas serra, eccetera. Class action, limitazione delle class action nei confronti dei colossi e dei multinazionali. Chi è contro questo accordo? Numerosissime associazioni internazionali, ATTA, l'Associazione per la Tassazione delle Transazioni Finanziarie per l'aiuto ai cittadini, di cui fa parte anche la nostra Slow Food, tanti studi scientifici ed economici, riassunti in articolo della rivista delle Monte. I pericoli più grandi si identificano alla perdita delle eccellenze locali a favore di un'omologazione globalizzata, che per esempio nella nostra Food Valley, comprensore di Parma e Reggio Modena, metterebbero a serio rischio i nostri prodotti agroalimentari, famosi in tutto il mondo, nell'implicazione delle multinazionali e nella privatizzazione dei servizi pubblici, compresa la sanità. Tra l'altro già la Germania ha avuto un primo assaggio di tale pericolo, ricevendo l'induzione per il pagamento dei danni provocati dalle multinazionali del nucleare dopo la saggia scelta di abbandonare tale risorsa energetica effettuata dalla Germania. Potrebbe capitare a qualunque Stato, è capitato anche all'Uruguay con una multinazionale di tabacco. Affidare la vita al nostro pianeta alle multinazionali equivale a un suicidio di massa. Il pericolo è reale, è più vicino in quanto non pensiamo. Riflettiamo soltanto sui pianeti del sud Italia e da quanto sta emergendo colombo del mostro Monsanto. Quindi la nostra linea deve essere chiara, di sentire da questo accordo capo, lo dobbiamo noi e i nostri figli al pianeta Terra. Grazie. Esprimo una posizione personale che non ha a che vedere con un gruppo di maggioranza il quale è libero di esprimere le proprie opinioni. Il TTIP è un accordo che si sta negoziando tra Unione Europea e Stati Uniti in forma segreta. Le cui uniche informazioni ci provengono dalla Commissione Europea. L'obiettivo è quello di integrare i due mercati e creare la più grande area di libero scambio esistente, dove ad assumere importanza non saranno i diritti dei cittadini, ma la merce denaro. Il TTIP è gravissimo per tre motivi. Il primo è che si vogliono ribaltare al ribasso tutte le norme che tutelano l'ambiente, la salute, il lavoro, l'agricoltura, nel solo interesse delle grandi multinazionali statunitensi.
Poiché negli Stati Uniti la sanità non è un diritto ma si paga, anche da noi dovrebbe funzionare così, non più la tessera sanitaria ma il bancomat per curarsi. Poiché negli Stati Uniti si possono allevare gli animali con ormoni o coltivare organismi geneticamente modificati, anche da noi d'ora in poi dovrebbe funzionare così. Poiché negli Stati Uniti l'acqua è nelle mani di pochi multinazionali, anche da noi dovrebbe essere lo stesso. Poiché negli Stati Uniti si può licenziare dall'oggi al domani senza che chi lavora possa opporsi in alcun modo, anche da noi dovrebbe essere lo stesso. Il secondo motivo è che per poter meglio realizzare questi obiettivi, il TPP prevede l'istituzione di un tribunale internazionale privato a cui ogni multinazionale possa rivolgersi perché vengono condannati gli stati che approvano norme a tutela dell'ambiente, del lavoro, o della sanità, o della scuola pubblica, in modo che quegli stati vengano multati in nome del primato della proprietà e della concorrenza. Il terzo motivo è che non si possono prendere decisioni di tale impatto sulla vita delle persone senza che vi sia informazione e consenso. La sovranità popolare non deve venire subordinata alle libertà di impresa. E poi è arrivata oggi stesso una notizia che si è concluso il non incontro tra Stati Uniti d'America e l'Unione Europea su questo trattato, il penultimo, perché il voto al Parlamento Europeo arriverà il prossimo 6 giugno, quindi tra non molto, e a fronte della mobilitazione di cittadini avvenuta il 18 aprile scorso e alle decine di migliaia di firme che stanno arrivando in questi giorni al Parlamento Europeo stesso, sono state sollevate molte perplessità su molte questioni, per ad esempio le OGM, le energie rinnovabili e i temutissimi SD che sono appunto i tribunali privati. Ed è una notizia che è arrivata dalla Commissione Europea e dai partecipanti europei a questo trattato. Ma io volevo solo dire una cosa, per ribadire più o meno quello che ha detto l'assessore Grasselli. È un trattato innanzitutto ripeto segreto, e quindi tutto quello che è stato detto stasera, la democrazia, gli OGM, se è segreto non si sa, se non è segreto vuol dire che queste informazioni ce le abbiamo. Io mi sento molto ignorante su questo, cioè non lo conosco, però penso che siano solo, insomma, quando una cosa è segreta sembra il patto del Nazareno, ci mette dentro tutto, no? Qualsiasi cosa, io potrei dire che c'è la terza guerra mondiale dentro, potrei dire di tutto, nel senso non lo so, quindi sono mie supposizioni. Allora votare contro un altro, magari invece forse avete ragione, e quindi quando eventualmente ci sarà, bisognerà in quel caso ora dire no, è sbagliato, quando si sapranno i termini, e quindi affrontare il caso. Attualmente l'unica cosa che si può chiedere è che venga reso pubblico, quello sì, no? Dire un trattato prima che venga ratificato perfettamente bisogna che sia reso pubblico, eventualmente poterne dibattere prima che si attui, però ancora prima che vengano note le cose, metterci dentro tutto quello che avete detto, l'OGM, tutte queste cose qua, a me sembra strano, insomma, secondo me è una cosa che uno pensa, dirà lì l'America è cattiva, c'è dentro di tutto, oppure sono multinazionali, magari è così, non lo so, oppure è il contrario, oppure si vuole far sì che fino adesso c'erano degli scambi e si vuole regolamentare, oppure si vuole favorire lo scambio. Pensiamo che comunque attualmente le nostre industrie, la Food Valley, ne parlava Chiara, vede nell'America uno dei maggiori esportatori, cioè importatori, quelli che ci prende il nostro prodotto. Quindi andare a regolamentare questo e magari favorirlo dovrebbe essere una cosa positiva, se questo è una funzione. Quindi prima di essere contro una cosa vorrei saperne di più, ecco. Quindi io ammetto che non ne so assolutamente niente ed eventualmente vorrei dire che mi appellerei ai nostri parlamentari, quelli del 5 Stelle, quelli del PD, quelli di Fondazione, insomma,
e dire, loro sono lì, dovrebbero fare con il mestiere, dovrebbero essere più informati di noi, eventualmente chiedere se possono spiegarlo anche a livello sovracomunale, perché non credo che possano fare leggere tutti i comuni, comunque quantomeno essere informati, cioè cercare di informarsi su questa cosa qua, quello sì. Da qua dire io sono contro e il Comune di San Paolo è contro questa cosa, sinceramente è quello che sono cosa di voto, io non sono assolutamente contrario, perché appunto non so quali sono i termini di questo trattato. Sì, credo che il dibattito che è uscito stasera su questo tema sia la prova lampante della complessità appunto del tema stesso e dell'inadeguatezza di un consiglio comunale, di un piccolo comune come il nostro, a trattare questi interventi. In effetti hanno espresso delle posizioni assolutamente personali e nessuna certezza, molti dubbi, quindi insomma credo che questa sia la conferma che ci porta a rimandare una discussione così importante e complessa in luoghi diversi dal nostro consiglio comunale. Comunque, se non c'è nessun altro, mettiamo i voti. Chi è favorevole? Due. Chiastra e Arduini. Contrari? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nessun astenuto. Scusate, mi sono dimenticata una cosa importante che riguardava il punto precedente, che è una segnalazione, una disponibilità che ha dato il nostro nuovo revisore, la dottoressa Marina Caravalli, che si scusa per non essere presente, vive in Romagna e quindi ogni volta che si sposta e viene qui nel nostro paese, ci sono anche dei costi di trasferta abbastanza consistenti, quindi ha ritenuto di non essere presente stasera, però ha manifestato la sua disponibilità nei confronti di tutti i consiglieri di maggioranza e di minoranza, qualora ci dovessero essere dei dubbi, delle richieste di chiarimento che non vengono in modo esaustivo risolti dai nostri tecnici, si è reso disponibile appunto a essere contattato. Ringraziamo il dottor Menozzi e la dottoressa Rovacchi per la loro presenza, che se vogliono sono liberi di andare. Per una sottolineatura, credo che sia doveroso salutare il dottor Menozzi perché oggi è il suo ultimo giorno di lavoro con noi. Dal 1° di maggio passa definitivamente all'Unione, comunque a tempo pieno all'Unione, ente con il quale già collaborava. Lo ringraziamo e speriamo comunque di continuare ad avere una collaborazione proficua lo stesso, perché comunque ci sentiremo e ci vedremo. La gestione di questo ufficio, la responsabilità dell'ufficio, finanza, tributi e amministrazione passa alla dottoressa Rovacchi, che è stata la migliore nella selezione che abbiamo fatto e quindi è il nostro nuovo responsabile da domani, non da stasera ma da domani. A lei facciamo gli auguri di un buon lavoro, siamo sicuri che sarà all'altezza del suo compito come lo è stato il dottor Menozzi. Bene. Passiamo al quarto punto, gruppo consigliare Mostre 5 Stelle. Attendiamo circhi e mostre viaggianti che utilizzano specie animali selvatiche o esotiche. Chi ha? Viene presentato che quindi l'ammontamento dovevano passare a votazione.
quindi che eventualmente si passa la votazione del testo come lui chiede nell'emendamento. Così emendato, ok. Quindi che altro c'è da lettura della mozione? E c'è anche una, diciamo, una progressione, perché prima bisogna votare quelli modificativi, poi quelli sostitutivi, eccetera. Questo tipo di emendamento? Uno soppressivo e uno modificativo. Prego, tanto comincia a leggere. Chiasso 5 Stelle. Oggetto mozione, attendamento circhi e mostre viaggianti che utilizzano specie animali selvatiche o esotiche. Premesso che il circo è un'arte antica che merita di essere difesa e comandata, ma non più impiegando animali selvatici ed esotici. Non a caso il circo di maggior successo a livello mondiale animato soltanto dall'abilità di acrobati, giocalieri, giocoliere e cani. È giunto il momento di alzare la loro dignità di animali, lasciandoli vivere nel loro habitat. Mentre il circo deve continuare ad esistere usando solo risorse e sinergie umane. Le condizioni di detenzione degli animali nei circhi vengono identificate come non idonee anche da riconosciute autorità scientifiche. La British Veterinary Association non ritiene che i bisogni relativi al benessere degli animali selvatici e esotici possano essere soddisfatti nell'ambiente di circhi itinerati. In linea con quanto affermato, sempre più paesi del mondo hanno aderito al bando degli animali di circo. Un numero in continua crescita anche in Europa. La sicurezza di tutti i cittadini che cade sotto la responsabilità dei sindaci viene spesso messa a repentaglio nel corso degli attendamenti circensi da prove o incidenti che coinvolgono animali a seguito del circo ed elencati nel decreto del Ministro dell'Ambiente del 19 aprile 1996, elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica di cui è proibita la detenzione. Considerato che l'articolo 9 della legge 18 marzo del 68, numero 337, disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante, prescrive ai comuni di compilare l'elenco delle aree disponibili per l'installazione dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei passi di divertimento e conferisce al regolamento comunale la competenza a concedere le suddette aree. La dichiarazione universale dei diritti degli animali confermata il 27 gennaio del 68 all'articolo 4 recita: ogni animale che appartiene alla specie selvaggia ha il diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico, e ha il diritto di riprodursi. Ogni interpretazione di libertà, anche se anche in educativi, è contraria a questo diritto. E l'articolo 10: nessun animale deve essere usato per il divertimento dell'uomo. Le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili con la dignità dell'animale. La legge 7 febbraio 92, numero 150, disciplina dei reati relativi all'applicazione di carte delle convenzioni sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo del 73, di cui la legge 19 dicembre 75, numero 874, e del regolamento CE, numero 3626/82, e successive modificazioni. Nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute di comunità pubblica. Ha istituito presso il Ministero dell'Ambiente la Commissione Scientifica per l'applicazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, CITES, che ha stabilito i criteri generali e i requisiti minimi per la detenzione di animali esotici in circhi a mostre itineranti, in funzione della tutela del loro benessere. La CITES, nell'emanazione della linea guida di indirizzo per il mantenimento degli animali presso circhi e mostre itineranti, ha sottolineato che le indicazioni inerenti ai requisiti minimi non devono essere considerate come giustificazioni o invito a mantenere determinate specie nei circhi. In particolare si raccomanda che in futuro non vengano più detenute le specie in via di estinzione, o cui il modello gestionale non è compatibile con la detenzione in una struttura nuova in quale primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, pochi, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe e rapaci. La legge 20 luglio 2004, numero 189, disposizioni concernenti il divieto del mantenimento degli animali, nonché l'impegno degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate, punisce chiunque maltratti gli animali, anche contravvenendo alle loro caratteristiche etologiche. Rilevato che molte amministrazioni comunali hanno approvato apposito regolamento per attività di spettacolo viaggiante, disponendo che nel territorio comunale non siano più accolti spettacoli di intrattenimento pubblico
o privato comune di animali di specie selvatiche ed esotiche individuate dalla CIDES. Impegna il sindaco e la giunta comunale a non rilasciare la protezione sul loro territorio per spettacoli eccessivi su cui si usano e si sfruttano con tortura di animali, a sollecitare il governo a vietare con legge statale l'uso di animali in spettacoli eccessivi in Italia, come già accade in altri stati come per Inghilterra e Francia, a sollecitare lo Stato a concedere contributi statali per i circhi solo nel caso essi non usino animali, a creare le condizioni affinché tutta la popolazione venga meno informata sulla materia e venga sensibilizzata tutta l'opinione pubblica a accertare spettacoli che sfruttano gli animali, a modificare di conseguenza le condizioni di arrendamento circa all'interno del regolamento per la tutela degli animali. Su questo poi c'è l'emendamento. Ecco, sì, nella riunione dei capigruppo abbiamo concordato due emendamenti, giusto? Uno appunto soppressivo e l'altro modificativo. Abbiamo delegato Chiastra alla stesura di questi emendamenti, quindi se ne vuole dare lettura, prego. Chiasta 5 Stelle. Emendamento alla rimozione, attendamento circhi e mostre viaggianti che utilizzano specie animali selvatiche o esotiche. Intendo portare la variazione della sopracitata mozione. La prima è la completa eliminazione del primo capoverso dopo il titolo impegna il sindaco della giunta comunale. Frase da eliminare. A non rilasciare autorizzazioni sul loro territorio per spettacoli circensi in cui si usano e si sfruttano contro natura gli animali. Seconda modifica, nel quinto capoverso dello stesso titolo, impegna il sindaco della giunta comunale. Frase da sostituire, a modificare di conseguenza le condizioni di attendamento circa il danno del regolamento per la tutela degli animali. Con le seguenti frasi, a porre semplici ma importanti precisazioni. Il diritto di tenere primati, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci, uccelli esotici, animali di distinzione o animali di specie protette. Autorizzare un solo spettacolo circense l'anno, dando precedenza agli spettacoli dove non è prevista la presenza di animali. Porre recinti per gli animali in zone impregiate. Depositare all'ufficio comunale tutte le autorizzazioni per la detenzione di animali, con certificati dei veterinari idonei ad attestare la salute dell'animale, ciò per evitare il possibile propagarsi di malattie. Per i cani anche i documenti che attestino la microcippatura. Divieto di porre gabbie a una distanza inferiore di 200 metri dalle abitazioni e dalle strade per evitare possibili pericoli. Si ricorda che la zona del nido, che fino ad ora è stata concessa per i ciechi, ha subito un notevole cambiamento con il passaggio della tangenziale e pertanto non risulta idonea ad ospitare ulteriormente spettacoli che si attenderebbero a ridosso della strada provinciale. Thank you.
Le mostre è un'altra cosa diversa. Allora, come stavo vedendo
però appunto dicevo parliamo dei circhi, non per infatti che si è molto spettacoli gli spettacoli ma che i circhi e viaggiando Quindi
Mettiamo intanto in votazione l'emendamento presentato dal Movimento 5 Stelle capogruppo Chiastra, la parte soppressiva, e quindi eliminiamo la frase a non rilasciare autorizzazioni sul loro territorio per spettacoli circensi in cui si usano e si sfruttano contro natura gli animali. Chi è d'accordo? Unanimità. Nessun contrario, nessun astenuto. Rispetto all'emendamento modificativo, i capigruppo hanno concordato ulteriori modifiche. Quindi leggo il nuovo testo emendato. Frase da sostituire: a modificare di conseguenza le condizioni di appendamento circhi all'interno del regolamento per la tutela degli animali. Con le seguenti frasi: a porre semplici ma importanti precisazioni. Divieto di detenere primati, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci, uccelli esotici, animali di estinzione o animali di specie protette. Al secondo capoverso, dare precedenza agli spettacoli dove non è prevista la presenza di animali. Terzo capoverso, porre recinti per gli animali in zone ombreggiate. Quarto, depositare all'ufficio comunale tutte le autorizzazioni per la detenzione di animali con certificati dei veterinari idonei ad attestare la salute dell'animale, ciò per evitare il possibile propagarsi di malattie. Per i cani anche i documenti che attestano la microcipatura. Ultimo capoverso, divieto di porre gabbie ad una distanza inferiore a 200 metri dalle abitazioni e dalle strade, per evitare possibili pericoli, naturalmente per le specie esotiche e selvatiche sopra citate. Si ricorda che la zona del Lido, che fino ad ora è stata concessa per i circhi, ha subito un notevole cambiamento con il passaggio della tangenziale e pertanto non risulta idonea ad ospitare ulteriormente spettacoli che si attenderebbero a ridosso della strada provinciale. Mettiamo ai voti, chi è d'accordo? Unanimità, nessun astenuto, nessun contrario. Votiamo quindi la mozione come emendata e modificata. Chi è d'accordo? Unanimità, nessun astenuto, nessun contrario. Passiamo al quinto ordine del giorno, gruppo consigliare Movimento 5 Stelle, mozione. Atto a sostegno della richiesta di destituzione del sindaco di Brescello, Marcello Cuffrini, da parte del vicepresidente della Commissione Antimafia, Claudio Fava. La parola al consigliere Chiastra. Chiastra 5 Stelle. Oggetto mozione atto a sostegno della richiesta di destituzione del sindaco di Brescello Marcello Cuffrini da parte del vicepresidente della commissione antimafia Claudio Fava. Premesso che non sia assolutamente possibile combattere la mafia minimizzando o cercando la qualsivoglia forma di mediazione nei confronti dei fenomeni, ritenuto che, al fine di escludere un minimo dubbio sulla corresponsabilità politica verso radicamenti di organizzazioni di carattere mafioso sul nostro territorio, si debba con fermezza in qualunque situazione e soprattutto da parte di tutti i corpi pubblici istituzionali dichiarare la propria naturale posizione antitetica e in contrasto rispetto al fenomeno mafioso. Visto che, si citano due fonti, al centro di documentazione contro le mafie di Reggio di Via Filippo Arri, il deputato Claudio Fava ha recentemente presentato la richiesta di destituzione del primo cittadino di Brescello. Il vicepresidente della Commissione Antimafia, Claudio Fava, è intervenuto per chiedere, oltre alle rimozioni di Marcello Cuffrini, anche lo scioglimento del Consiglio Comunale di Brescello. Lo stesso Fava ha inviato una lettera al prefetto di Reggio Emilia, Raffaele Roberto, chiedendo l'istituzione di una commissione d'inchiesta sul Comune di Brescello, criticando anche la leggerezza con la quale tutto il PD, compreso il sottosegretario Graziano Del Rio, ex sindaco di Reggio Emilia, sta trattando un argomento di così elevata importanza. Considerato che la stessa presidente della commissione di mafia, Rosa Lindi, ha definito il sindaco Cuffrini inadeguato, lo stesso fondatore di Libera, Don Luigi Ciotti, ha dichiarato: è sconcertante ciò che hanno denunciato i ragazzi di cortocircuito. La deputata Maria Eva Spadoni, nel suo intervento in aula,
afferma come l'intervento del Presidente della Repubblica sarebbe una presa di posizione fortissima verso quei sindaci che tutti i giorni si spiegano in prima linea nel contrasto alla criminalità organizzata. Non ci devono essere ombre su chi gestisce la cosa pubblica. Marcello Cuffini deve essere destituito. Il Movimento 5 Stelle impegna il sindaco della Giunta a sostenere l'azione del vicepresidente della Commissione Antimafia Claudio Favaro, chiedendo con atto scritto le dimissioni immediate del sindaco di Bresciano Marcello Cuffini. Farsi promotrice di questa azione avrà sul maggior numero di amministrazioni comunali facenti capo al Partito Democratico. Vuole intervenire il vice sindaco Bresciano. Ho avuto modo di dire in sede di capigruppo, per noi è inaccettabile questa mozione perché un tema così importante come quello della lotta contro tutte le mafie deve essere affrontato insieme, partiti senza differenza di credo politico e di nessun'altra natura. Cioè, il mondo sia politico che istituzionale deve su questa materia marciare compatto. Il rischio proprio sul tema della lotta contro tutte le mafie se non c'è questo presupposto sarebbe perdente. Noi rispetto, abbiamo avuto modo di dire in sede di capigruppo che le dichiarazioni rilasciate dal sindaco di Bresciano le giudichiamo molto negativamente, su questo non ci sono dubbi. Riteniamo che non sia competenza del Comune di San Polo chiedere le dimissioni, non è competenza del Consiglio di San Polo richiedere per legge le dimissioni del sindaco di un altro comune, questo non lo prevede assolutamente la legge. E quindi noi abbiamo proposto in quella sede un ordine del giorno che auspicheremmo possa essere votato unitariamente sulla materia, dove da una parte si condanna le prese di posizione del sindaco di Crescendo e naturalmente si sostiene l'attività di cortocircuito e poi dopo si dà un parere altamente positivo al lavoro svolto dalle forze dell'ordine, della magistratura in Emilia Romagna su questa materia. Riteniamo che però insomma, sul tema politico e ci siano dei sindaci militanti e ad esempio all'interno del PD che si siano esposti notevolmente su questa materia sicuramente negli ultimi 10 anni e che tutti i comuni comunque della provincia nella quale nessuno, voglio ricordare, sindaco, amministratore è indagato, in tutta la provincia in accordo con la questura, la prefettura e la provincia stessa sono state adottate una serie di atti da 10 anni a questa parte importantissimi sulla lotta contro le mafie, voglio ricordare soprattutto il protocollo OPA-RE sugli appalti pubblici e la realizzazione dell'associazione sulla lotta contro le mafie dal nome Alleanza Reggiana, a quale hanno aderito tutte le associazioni culturali e sociali del territorio provinciale e tutti i 45 comuni della provincia di Arezzo. Quindi crediamo che questa mozione, così come è stata presentata, prevede insomma, una strumentalizzazione politica molto forte, insomma, quando si critica l'eccellenza campana del PD e poi si fa un richiamo anche a Graziano Del Rio che secondo me non è corretto rispetto alla vicenda Cuffini, perché probabilmente il problema della diatriba con Del Rio riguarda la stazione media padana, non Del Rio mai intervenuto sulla questione del sindaco Cuffini da quello che è sono le conoscenze di mio possesso. Il sindaco Cuffini è stato criticato per tutta la vicenda medio padana, quindi non c'entra niente assolutamente con la vicenda Bresciano. Bresciano è un fatto grave e noi lo condanniamo e quindi nell'ordine del giorno che vorremmo presentare
citeremo questo, auspichiamo che vi sia un voto unanime, non possiamo essere d'accordo sulla mozione dove si critica la leggerezza. Io in sede di capogruppo ho ammesso che probabilmente sono stati sottovalutati in passato, se parliamo da 15-20 anni addietro, con la grande immigrazione dei Cutresi a Reggio, il tema della 'ndrangheta, probabilmente sono stati tempi in cui è stata sottovalutata da parte delle amministrazioni, istituzioni, anche Camera di Commercio e altri enti preposti, ma sicuramente negli ultimi 15 anni tutto il tessuto istituzionale, politico e associazionistico della nostra provincia si è esposto in alcuni casi anche in modo molto forte su questo tema, e quindi credo che un tema che come questo vada affrontato unitariamente. Quindi chiedo al segretario come possiamo fare, se si deve dare prima la votazione. Non ha detto Piastra, perché abbiamo parlato in sede di capigruppo, qual è la posizione del Movimento 5 Stelle rispetto all'ordine del giorno. Non so se si debba votare prima la mozione e poi do lettura all'ordine del giorno. Qual è la mozione? Allora niente, ora si apre la discussione. Sì, io volevo solo spiegare le motivazioni del voto che andrò a dare, nel senso che la mozione del Movimento 5 Stelle per me è solo parzialmente condivisibile, nel senso condivisibile sul tema della lotta in favore della legalità, non condivisibile nella parte in cui si parla di chiedere con atto scritto le dimissioni immediate del sindaco di Brescello Marcello Coffrini, perché non abbiamo potere di di mettere un sindaco, e nel caso se risulterà indagato e condannato ci penseranno le istituzioni competenti a farlo. E, invece sull'ordine del giorno presentato dalla maggioranza, ieri io avevo capito dalla capigruppo che sarebbe stato presentato se fosse stato condiviso all'unanimità, cosa che invece attualmente non è. E quindi quando mi è... Io non sapevo che il Movimento 5 Stelle non avesse accettato di aderire all'ordine del giorno, quindi quando, alla luce di questo fatto, quando mi è stato chiesto se volevo aderire a questo ordine del giorno, tra l'altro tramite gli uffici comunali, non tramite le rappresentanze politiche, magari avrei preferito essere avvisata di questi cambiamenti da un consigliere, da un rappresentante politico, non tramite gli uffici, avevo capito che l'ordine del giorno appunto sarebbe stato presentato solo se condiviso. Quindi, visto che per me rimane ancora valido questo fatto, io invito a ritirare sia la mozione sia l'ordine del giorno e ad approvarne una che sia condivisa da tutti, visto che abbiamo detto che il tema della legalità deve avere una totale trasversalità politica, diciamo. E se questo non avverrà, io preferisco astenermi sia sulla mozione sia sull'ordine del giorno, ripeto, non perché non mi interessa il tema, perché non ritengo valido il tema inerente alla legalità, anzi il contrario, ma perché non mi sembra che la gestione politica che è stata fatta in questa occasione sia così unanime da poter avviare un atto di questo tipo. Ma credo che l'equivoco che si è creato sia facilmente chiaro, ci sia la possibilità di chiarirlo molto facilmente. Allora noi nella riunione dei capigruppo abbiamo condiviso, come dicevi giustamente tu, in parte la mozione del 5 Stelle e abbiamo però preso atto che su alcune richieste noi non siamo legittimati a discutere. Quindi abbiamo proposto in quella seduta, e quindi alla presenza di tutti e tre i capigruppo, ma anche del vice sindaco, un nuovo testo che è quello che abbiamo presentato nell'ordine del giorno proposto questa sera. Testo condiviso da tutti i capigruppo. Il giorno successivo siete stati contattati dagli uffici perché non c'era più nessuna questione politica da risolvere, da propanare, semplicemente era una questione di raccolta di firme. Perché ci sembrava carino non solo votare all'unanimità un ordine del giorno assolutamente condiviso, che prende le distanze dalle esternazioni del sindaco Coffrini e soprattutto si mette in prima linea per condannare la mafia e per sostenere.
era una raccolta che ci sembrava appunto carino raccogliere per non votare solamente questo atto, ma per presentarlo in modo. Il capogruppo del 5 Stelle ha preferito non sottoscriverlo, quindi la telefonata successiva è stata fatta alla consigliera Giberti, la quale ha espresso questa posizione assolutamente legittima di maggioranza. E il consigliere 5 Stelle però ha affermato, e credo che stasera si atterrà alle affermazioni fatte ieri, non era intenzionato a presentarlo questo ordine del giorno assieme agli altri capogruppo, ma è intenzionato a votare con parere favorevole, mi risulta. Okay. Quindi nessun problema, credo, se questo ordine del giorno è stato presentato solo dal gruppo di maggioranza. Ritengo sia auspicabile che venga però votato all'unanimità, visto che è stato concordato nella riunione dei capigruppo, ed è un testo che comunque prende le distanze dall'esternazione del sindaco Confrini, e quindi è assolutamente in linea con la prima parte della mozione dei 5 Stelle. E nella parte successiva impegna questa amministrazione, intesa in senso lato, consigliere di maggioranza come di minoranza, a spendersi per la legalità e contro naturalmente ogni forma di mafia e di illegalità. Detto questo, come diceva la dottoressa Chiastra, come diceva la dottoressa Stefanini, solo una questione di procedura, bisogna prima votare la mozione e poi l'ordine del giorno. Chiastra. Chiastra 5 Stelle, passo un altro intervento. Riteniamo di presentare la nostra mozione perché crediamo sia importante sensibilizzare la cittadinanza nel far capire da che parte stiamo dando un segnale forte e contrastare la mafia. La mafia è una montagna di steak, non si toglie con il nordetto, sa combattere. Con la mafia non ci sono compromessi né mezze misure, e ribadisco che, visto quanto detto dai vostri stessi esponenti del PD, come il presidente della Commissione di Mafia Rosvini, il sindaco di Bresciello Marcello Confrini, inadeguato. Vista la leggerezza con cui non sapeva o ha fatto finta di non sapere su ciò che accadeva nel suo paese. Proprio per questo è stata richiesta una commissione di inchiesta. Quindi, oltre a ricordare le processioni in Calabria, appunto, l'integrazione del Leo, ricorderete anche il recente blitz notturno dei carabinieri e polizia nell'operazione Emilia, con più di 100 arresti tra Reggio e Parma. Auspichiamo che il nostro sindaco per primo e tutti i consiglieri accolgano favorevolmente questa nostra proposta. Se così non fosse, chiediamo almeno al consigliere della maggioranza, Chiara Carboniani, così simile alla lotta alla mafia, dopo compiere l'ammirevole atto di andare a lavorare proprio in quei terreni espropriati alla mafia, di fare un atto ancora più rivoluzionario, perché è di condividere e votare secondo la sua coscienza questa mozione. Con la vostra presentazione dell'ordine del giorno generico contro la mafia, noi come Movimento 5 Stelle saremo lieti di approvarlo. Grazie. Citata, la cosa mi fa molto piacere anche perché sicuramente avrei preso la parola già, insomma, avevo pensato a questo. Io credo che la mia posizione al riguardo sia molto chiara da svariati anni. Credo anche che questa volta la vostra proposta non sia efficace perché non pone noi comunque dalla parte comunque di poter definire comunque un sindaco comunque di altro paese. Il nostro vice sindaco l'ha detto più volte, l'abbiamo ribadito anche la scorsa sera, quella serata di capigruppo. Ovviamente le dichiarazioni del sindaco di Bresciello sono assolutamente indegne di quello che comunque deve essere comunque la figura di un primo cittadino. E' anche vero che non è nella nostra competenza e non è nella nostra forza, tra virgolette, legislativa, burocratica, amministrativa, quella di poter comunque destituire un sindaco di un altro paese. Quindi una risposta potrebbe essere questa. Personalmente il mio percorso all'interno comunque di tutta la progettualità dell'antimafia sta, devo dire, con la mia grande gioia, continuando a crescere, e quindi ne ho parlato comunque pochi giorni fa con la Mirka, il fatto di poter produrre una progettualità più concreta anche all'interno del nostro comune, in progetti rivolti comunque ai bambini, alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze, è una cosa che
carico con tutti e non è ancora così pubblico, perché effettivamente anche io sto crescendo sempre di più rispetto comunque anche alla mia posizione all'interno di ACI e all'interno comunque proprio dei comitati antimafia reggiani e non solo. Quindi il mio impegno è un impegno che comunque credo sia un po' sotto gli occhi di tutti e veramente sono onorata che voi abbiate comunque voluto citarmi rispetto comunque a questo tema, perché ce l'ho nel cuore non solo comunque da molto tempo, e il mio impegno, la mia dichiarazione è quella che il mio impegno sarà oggi ma sarà anche domani sempre più concreto e anche più attivo, non solo comunque in Puglia o dove vorranno mandarmi, ma anche comunque a San Paolo per quanto riguarda proprio tutta una progettualità contro tutte le mafie e per quanto riguarda proprio un'educazione continua alla legalità, non solo dei ragazzi e delle ragazze che ho citato tantissimo, ma anche di tutta la popolazione. Contrari, nessuno, astenuto, 1, Giberti.